Signore e signori, benvenuti alla nuova edizione del TG Sanse. Siamo qui a commentare l'attesissimo derby tra CMP, Pizzighettone e Happy Sanse. Ottimo avvio per la Happy Sanse Basket, che piazza fin dai primi minuti un'ottima difesa e punisce subito da tre punti con Accini. Coach Giovannetti decide di spendere un timeout per organizzare subito la squadra e Pedrini inizia a diventare subito un fattore sotto canestro, piazzando subito i primi punti dalla lunetta che permettono subito di riagganciare i padroni di casa. La bomba di Bertuzzi spinge gli ospiti avanti 10-7 al settimo minuto. Pizzighettone continua ad essere avanti, ma nel finale Accini sbaglia la tripla, ma Budassi è bravo a raccogliere a rimbalzo e a segnare al suono della sirena. Primo quarto, così si conclude 19-18 in favore di CMP Pizzighettone. Nel secondo quarto i padroni di casa ripartono dal canestro finale e piazzano un break di 4-0 che permette alla Happy Sanse Basket di tornare avanti 21-23 al secondo minuto. La partita in questo frangente è davvero incandescente e dal ritmo particolarmente alto, soprattutto in difesa. Pizzighettone riesce a tornare avanti 27-23 grazie all'ennesima tripla di Bertuzzi. Pizzighettone trova nuovamente una zampata vincente e piazza un break letale che la porta avanti 37-30 nell'ultimo minuto.
Galbarini trova un canestro molto difficile dal campo che permette alla Sanse di ridurre le distanze e chiudere così la prima frazione 37 a 32 per Pizzichettone. Gli ospiti nell'inizio del terzo quarto provano a dare il colpo di grazia alla Sanse grazie alle giocate offensive di Pedrini e Cipelletti. Ma la Happy non naufraga grazie ai 4 punti di Moretti che sono provvidenziali. La CMI però trova il tanto agognato allungo grazie alle triple di Bertuzzi e Roberti che proiettano Pizzichettone avanti 51 a 37 al settimo minuto. Coach Riboldi prova a spendere un timeout per organizzare la squadra, ma Bertuzzi alla fine di esso punisce nuovamente dalla distanza, mentre la Sanse prova troppe conclusioni fuori ritmo. Accini dà la scossa alla propria squadra realizzando gli ultimi 3 punti del quarto. La tripla di Rossi si stampa infatti sul ferro e il terzo quarto si conclude così sul punteggio di 54 a 40, sempre in favore della CMP Pizzichettone. La Sanse nel quarto periodo è tutt'altro che morta e grazie ai canestri di Antoniazzi, Budassi e Moretti torna sotto la doppia cifra di svantaggio 57 a 47 al quarto minuto. La tripla di Degli Agosti riporta energia alla Sanse, ma Pairone con un gioco da 3 punti spegne gli animi biancoverdi. Trovati colpisce nuovamente da 3 punti, ma Roberti gli risponde immediatamente. Coach Riboldi prova a spendere un timeout per riorganizzare la squadra e Degli Agosti piazza un'altra tripla che permette alla Sanse di riportarsi a contatto. Alcuni errori però dei biancoverdi e i canestri di Roberti e Pedrini assicurano la vittoria agli ospiti. Gli ultimi istanti della partita, la Happy non riesce a trovare il canestro e così la partita si conclude 69 a 59 in favore di Pizzichettone. Nell'intervallo della partita c'è stata una speciale presentazione e in esclusiva vi mandiamo il video. Vai col video. Buonasera a tutti, benvenuti allo spettacolo. Anche in questa occasione abbiamo la Sanse, protagonista di un evento benefico. Questa sera presentiamo ufficialmente il calendario di Movember per la raccolta fondi a favore di Argo Cremona. Tra gli organizzatori anche Basta in Town, abbiamo qui le nostre amiche Barbara e Sogers. Forza! Il calendario avete trovato all'entrata, lo ritroverete all'uscita, 8 euro, tutto il ricavato va in beneficenza. Grazie. La parola ci spiega di questa iniziativa. Grazie al presidente Tambani, grazie dell'ospitalità in questo evento, in questo derby, c'è tantissima gente, mi fa molto piacere. Il movimento Movember nasce in Australia una decina d'anni fa e sta spopolando in altre nazioni. A Cremona noi siamo i primi ad aver proposto questa cosa, cioè farsi crescere i baffi per la prevenzione, per sensibilizzare la prevenzione al tumore. E un saluto agli amici di Roby. Dove sono gli amici di Roby?
Gli amici di Roby alzino la mano. Gli amici di Roby. Oh, grazie, grazie mille. Grazie a tutti, buona partita. Ecco le interviste che abbiamo realizzato nel post partita. Siamo qui con coach Giovannetti per commentare una bella vittoria in trasferta. Sì, direi un'importante vittoria allenante, nel senso che Casali si è stiracchiato nel nostro prepartita, non ce l'aspettavamo, perciò siamo stati un attimino in debacle mentale. Abbiamo infatti fatto una partenza un po' così, a tratteggi. Dopo bene la cosa, bene. Nel terzo quarto siete riusciti a piazzare quel break decisivo, grazie anche e soprattutto a una precisione da tre punti abbastanza da sottolineare. Sì, allora, io direi che noi bravi con la precisione che tu hai detto, ma sapevo che dopo 25 minuti che la Sanse ha fatto una partita super a livello difensivo, avrebbero pagato a livello fisico. Ok, perciò abbiamo avuto più metri per tirare, abbiamo avuto più tranquillità. Ok. D'altronde so che si stanno allenando male, hanno avuto anche il problema di Ginai in settimana, no, roba non da poco. Ok, fin quando ne hanno avuto da spendere, veramente sono una squadra veramente tosta in questo campionato. Nell'ultimo quarto avete subito il ritorno della Sanse Basket, ma siete riusciti comunque a difendere quel vantaggio importante che avete creato prima. Coach Riboldi è una vecchia volpe, ha messo in campo due o tre cose che abbiamo dovuto leggere e quando le leggevamo poi lui le cambiava, noi le leggevamo e lui le cambiava, ok, perciò ci ha messo molta difficoltà su quella situazione, bravo, bravo Ribo. Poi cosa ci dici nel proseguo del vostro campionato? Adesso arriva per noi un mese di fuoco, arrivare a Natale, un mese e mezzo, ok, perché incontriamo squadre veramente di alta classifica che sicuramente stanno meglio della Sanse, perché anche la Sanse è una squadra di alta classifica, perciò adesso abbiamo lavorato bene, speriamo di continuare a farlo e di fare ancora buoni risultati come abbiamo fatto fino adesso. Grazie mille. A voi. Siamo qui con coach Riboldi per commentare una sconfitta che però insomma pesa, ma avete comunque giocato una buona partita. Sì. Ma le sconfitte pesano sempre, però Mettiamo le cose a posto. Prima di tutto complimenti a Pizzighettone, ha fatto una signora partita ed è una signora squadra, non peraltro è prima e credo meritatamente, con le ultime partite, le ultime sei insomma, tranne la prima, credo che abbia vinto con una media di scarti superiore ai 20 punti, ai 23, una roba del genere, per cui partiamo da lì, partiamo nelle condizioni in cui sappiamo purtroppo di essere per infortuni precedenti e durante la partita. Devo solo dire bravi ai miei ragazzi perché hanno fatto veramente uno sforzo psicofisico eccezionale per rientrare due o tre volte quando sembrava che non si potesse più niente da fare, per cui sono veramente soddisfatto. Quando giochi al limite come abbiamo giocato stasera per stare in campo, poi gli errori purtroppo si sommano e anche quelli magari un po' banali, tipo i tiri liberi, perché abbiamo avuto una percentuale incredibile. E quindi insomma è una serie di concause, però ripeto, nessun dramma, perché comunque siamo stati in campo alla grande contro una squadra veramente a cui bisogna togliere il cappello insomma. Secondo te cosa è successo un po' nel terzo quarto quando Pizzi ha piazzato quel break che poi alla fine, guardando adesso il punteggio, è dove si è un po' decisa la partita? Hanno fatto canestro da fuori e noi non abbiamo fatto canestro in quel frangente lì. Loro hanno preso dei buoni tiri aperti, noi stavamo provando a scommettere un po' anche su quella situazione lì e sono stati bravi a approfittarne. Dall'altra parte noi abbiamo preso parecchi tiri aperti puliti e buoni, non abbiamo fatto canestro e in quel frangente lì onestamente, nonostante ho provato a fermare la partita due volte, ma non sono andati via. Ecco, però ti ripeto, è stato proprio lì dove temevo che ci fosse un tracollo, invece siamo stati super bravi a rientrare perché alla fine siamo arrivati ancora a quasi due possessi di distacco. Ecco appunto, nota comunque di merito, nel finale siete sotto di 15, non mollate, anzi rischiate di giocarvela all'ultimo possesso. Sì, sì, ti dico, guarda, se i due canestri, uno di Matteo, di Trovati, l'altro di Mattia, no? Da sotto, praticamente liberi, entrano, andiamo penso a meno 3 o a meno 4 e siamo ancora lì, poi magari perdi ancora, non lo so, però comunque vuol dire avere ancora rimesso in discussione la partita quando eravamo sotto credo di 18, una cosa del genere, per cui la reazione è stata la cosa più bella di stasera e la quadratura del gruppo perché tutti hanno dato.
Purtroppo quando facciamo il TG mi tocca sempre chiederti il bollettino di guerra. Cosa ha Jinai? Ma Jinai credo che la previsione ottimistica è 3 settimane. Riccardo gennaio, Matteo Trovati ha preso una botta al polso all'intervallo, non sapevamo neanche se potesse giocare o meno perché aveva un male pazzesco, si è fatto fasciare, ma insomma ha giocato così. Adesso il problema è che era caldo e quindi il male lo senti sì e poi no. Adesso vediamo domani cosa su quel polso lì. Ecco, questa è un po' la situazione, per cui è da settembre che è così. Dicono che è meglio prima che dopo. Quindi si continuerà a lavorare in settimana con ranghi ridotti? Con quelli che abbiamo. Ieri sera eravamo in 8 in palestra e andiamo avanti. Quelli che arrivano vengono e fanno benissimo, per cui andiamo avanti. Grazie. Ascoltiamo il presidente Mola, immagino felice per la bella vittoria, soprattutto anche perché è in trasferta. Certo, diciamo che la partita era molto, come derby, era molto sentita e difficile. Poi sono mancati all'ultimo momento, da una parte un giocatore, da noi nel riscaldamento è stato male uno dei nostri migliori, per cui abbiamo anche faticato più del previsto. Comunque, come sempre, il derby è una partita a sé e ha dimostrato ancora una volta che nonostante fossimo sopra anche di parecchio, poi la Sanse ha cercato di rientrare anche bene e forse meritava anche qualcosa di più. Però insomma i punti sono andati a noi, che siamo in un momento veramente buono, ecco, diciamo, non dico eccezionale, ma buono sicuramente. Ecco, il derby è una partita a sé, il resto del campionato come lo valuta? Ma dici il nostro, beh, per adesso sta andando abbastanza bene, abbiamo perso una sola partita e anche se siamo ancora agli inizi, quindi può cambiare tutto, perché nel basket è così, c'è un periodo che sei in grande spolvero e forma. L'anno scorso noi abbiamo perso le 5 partite iniziali, sembravamo ultimi in classifica e dopo alla fine abbiamo sfiorato i playoff, per cui voglio dire è così, nel basket non c'è mai da stupirsi di niente. Uno può vincere tutte le partite e poi perdere magari le ultime ed essere fuori, insomma. Grazie mille. Questa edizione del TG Sanse si conclude qui. Settimana prossima la Epi sarà impegnata sul campo di Sarezzo, poi si affronterà nuovamente una trasferta da Grate Brianza e si tornerà qui alla spettacolo sabato 6 dicembre per affrontare Basket Seriana. Grazie per l'attenzione, arrivederci.